che per gli italiani è ovviamente amore e diritto. Ciao ragazzi, Alessandra Segni, il nostro avvocato matrimonialista più bello che c'è, e il nostro Stefano Vergonzini, ciao, giornalista, opinionista, mass-mediologo. Questa mattina veramente sei scintillante. Insomma, cerco di essere un po', insomma, ragazzi, al vostro livello e al livello del nostro super ospite collegato, che ovviamente ringrazio perché fra i mille impegni ha trovato il tempo per essere qui con noi, ovvero Marco Pesatori. Grazie per essere qui, scrittore, astrologo, ragazzi, cioè tantissime le pagine che tu hai scritto. Ci diamo del tuo, è vero Marco? Sì. Ecco, perfetto. Diciamo due cose anche, sì. Stefano, su, a proposito, abbiamo a proposito, detto, appunto, dei social, del libro, essere più social. Del libro che esce adesso, Marco, come lo vedi il libro, il Galateo Social? Di che segno sarà il tuo libro? Ne vedi in anteprima adesso? Allora, il libro viene stampato lunedì. Quindi Sagittario? Lunedì. No, Capricorno. È Capricorno, vedi che io non me ne intendo. Bravissima, perché però è stato scritto in febbraio. Brava. E qui l'artefice è Marco, che mi ha imposto di pubblicarlo entro la fine dell'anno. Ti ricordi, Marco, che mi hai detto deve uscire entro Natale? Quindi diciamo libro che esce entro Natale. Il tuo libro esce nel Capricorno. Nel Capricorno. Se esce nel Capricorno, con il sole in Capricorno, beh, è un libro tosto, resistente. Molto tosto. Quindi lo venderai per 30-40 anni. Guarda che bello. Ecco, dico. Abito a Castellarquato. Ah, meraviglioso. Ci stanno vicini. Guardando tanti amici da quindi Piacenza, siamo quindi vicini. Li salutiamo. Siamo vicini allora. Un abbraccio a tutti. A Stefano, ci vediamo. Ci vediamo sulla presto. Milano Taranto con la mia Benelli del 1958 e faremo una gara in moto. E io vengo su Urbania, faremo su Urbania il nostro meeting. Andiamo prima a Castellarquato in gennaio. Vabbè, dopo vi mettete d'accordo. Esatto. Ciao. Fantastico, grazie Marco, grazie davvero. Ciao Marco, buon Natale.